vorrei sapere se sono vere le cose da dire, prima cosa, perché un po' di dubbio c'è sempre, ecco, diciamo. Ah. Ecco. E poi una critica al libro, che le pagine sono troppo dure. Io quando metto, faccio l'angolino per fare il segno, è come l'orecchio del Doberman, mi sa rizzano. E io sono 5 giorni che leggo l'introduzione. Alessandro Barbero sul palco della Fortezza di Arezzo per la rassegna Alti Scaffali, che ha visto anche l'atteso ritorno degli avanzi di Balera. Professore ordinario di storia medievale presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale a Vercelli, oltre a essere una delle firme della stampa e tutto libri, Barbero collabora a programmi televisivi. Ad Arezzo ha presentato il suo ultimo libro con al centro l'attentato alle Torri Gemelle. Non è un romanzo storico, non vuole raccontare la vera storia dell'11 settembre, racconta una vicenda totalmente immaginaria legata a quella data e a quella vicenda. Allora lì devo dire che la teoria del complotto, che qualcuno nella CIA sapesse molto, ecco, anche se io ci credo poco, però è molto romanzesca, in un romanzo ci sta bene. Il prossimo potrebbe invece raccontare proprio la città di Arezzo. Quando ero ragazzino ho cominciato a scrivere i primi racconti ed ero molto legato ai titoli, e spesso scrivevo un racconto perché mi veniva in mente un titolo, e avevo una gran voglia di scrivere un racconto che si intitolasse I demoni cacciati da Arezzo, pensando alla vicenda di San Francesco, perché mi sembrava un titolo bellissimo, però non l'ho mai scritto, chissà in futuro. La conclusione della serata riservata invece agli avanzi di Balera, Santino Penna, Cherubini, Alessandro Lisi e Francesco Maria Rossi, il celebre trio di antropologi aretini intervenuti sui temi trattati con la consueta indole dissacrante e umoristica. Cosa varrà ad insegnare un popolo a noi altri? Un popolo che d'un oscio mangia il fegato e basta e butta via, insomma, avessero imparato una volta a pillottarlo, metterci un po' d'aglio, niente da fare, buttavo via ogni cosa. La fame gli mancava a quella gente lì, te lo dico io. E noi siamo qui allora per controllare Barbero, perché con tutte le teste d'uovo, tutti gli intellettuali che c'è in città, ora è possibile che debbano chiamare un luminare dal Piemonte per parlare di un libro, insomma, è vero, dottor Rossi, insomma. Dottor Rossi docet, insomma. Sì, cioè, se n'è avuta male. Sì, se n'è avuta male, anzi ha detto Barberio, ha detto ci sarà Barberio. E io ho detto no, ti sei sbagliato, quella è Anna e Barbera, che è quello dei tertoni animati. Però il dottor Rossi, insomma, veramente l'ha presa male, perché come? Chiamate uno storico con quello, con tutto il lavoro che ha fatto sulla battaglia del campo, ha fatto anche il funerale di Guglielmino De Lubertini, voglio dire, cioè, come si fa? Voglio dire, se qui viene Barbero, allora noi che si va con Brunelli di Montalcino a fare una conferenza a Canelli in Piemonte, cioè, dai, appunto, abbi pazienza, scusa. Lei che ne dice di queste cose? Io penso che tentare di dire una cosa intelligente è una cosa molto difficile, oggi come oggi. Io non mi sento di dire niente. Quando loro dicono non usa l'homme è perché l'hanno imparato da noi, non so come si dice noi, allora, e loro hanno imparato non usa l'homme, che schietto fè, o che fè, l'hanno imparato, un vecchio, un duve. L'unica è quando loro dicono chapeau di differente, c'è chapeau che per dire una cosa di meraviglia, e tu magari dice chapeau, noi si dice la faccia di c***o, ma più o meno è quella insomma la cosa, capito?